Ragazzi, prima che inizi il video ci tenevo a dirvi un paio di cosette. Allora, innanzitutto, questa è la seconda parte dell'episodio che avrete visto ieri. Vi invito ad arrivare a 500 like per un prossimo episodio, visto che comunque eh, l'e-access mi sta per finire. Non ho potuto giocare per conto mio, però ho preferito portarvi dei video. Quindi, ragazzi, arriviamo a 500 like per il supporto. Condividete i video, seguitemi sui social e soprattutto se siete nuovi iscrivetevi. Vi auguro una buona visione e soprattutto guardate il video fino alla fine perché poi mi dovrete consigliare dei giocatori per l'ultimo giorno di mercato noi ci vediamo nell'episodio buona visione bene ho fatto un po di ricerche ora direi di avanzare sul calendario andremo a giocare la partita contro Napoli però ho mandato delle informazioni per alcuni giocatori che stavamo già cercando. Allora, ho mandato informazioni per Plea. Ho offerto 12 milioni. Questo è un buonissimo attaccante. Per la riserva, secondo me sarebbe buonissimo, in modo da avere tre attaccanti, ovvero Bacca, Plea e la Padula. Che ancora non lo considero proprio un'alternativa. Perché se si infortuna a Bacca, siamo messi veramente malissimo. Quindi, questo Plea veramente non è male. È abbastanza alto. È fisico, è veloce, ha buona finalizzazione. Vale eh, un pochettino. Io provo a fare un'offerta da 14 milioni. Hanno rifiutato 12 milioni. Ne vogliono 17 milioni e mezzo. Noi andiamo un po' a metà strada. Ho fatto anche un'offerta per Angel Correa che hanno accettato da 18 milioni. Questo sarebbe veramente un gran bel colpo. Io vado subito a fare il contratto perché se riusciamo a prendere anche Angel Correa. Direi che eh, sul mercato si è messi veramente benissimo e siamo anche, eh, diciamo, a posto. A meno di eh, clamorose cessioni alla fine, gli ultimi giorni di mercato. Che però penso che non arriveranno eh, a meno che non mandino offerte per giocatori a cui sto pensando io. Comunque, allora vediamo la formazione. Perché vorrei a questo punto fare un po' di cambi. Mettiamo dentro Suso al posto di Kuchka a centrocampo, Sosa in mezzo. Poi direi di provare a mettere dentro anche i nuovi acquisti, quindi ci portiamo Saul al centrocampo, ci portiamo magari anche il nostro eh, Dahoud e direi di mettere subito titolare magari Saul al posto di Sosa in mezzo. Vediamo un po' come si comporta da regista. Poi direi che così possiamo anche essere messi abbastanza bene. Sì, direi che possiamo anche andare a giocare la prossima partita che sarà contro il Napoli fuori casa, veramente una partita tostissima ragazzi, quindi non perdiamo altro tempo, cerchiamo di fare bene al San Paolo, campione 5 minuti, pioggia, ci vedremo direttamente al San Paolo. È tutto pronto al San Paolo per questa partita di Serie A, seconda giornata di campionato Napoli contro Milan dopo la prima partita al San Siro, vinta contro il Torino, avversario diciamo un po' più modesto rispetto a questo eh, Napoli che è veramente, veramente difficile da affrontare, cercheremo però di affrontarlo a testa alta, nella realtà il Milan ha perso 4-2 addirittura contro il Napoli, giocando però veramente bene, è stata una gran bella partita di calcio, ora però cerchiamo in questa carriera di... Diciamo vendicarci. Comunque il Napoli è veramente fortissimo. Visto che stanno schierando tutti i giocatori più forti. Ho visto anche Diawara Comunque tra i titolari. Cerchiamo di fare bene perché ci tengo veramente tantissimo a questa partita. Però le grafiche del San Paolo sono veramente bellissime. Guardate qua con la pioggia, i giochi di luce. Veramente una gran figata. Diciamo lo stadio. Direi che però è tutto pronto per affrontare questa partita. Cerchiamo anche questa partita di vincerla o perlomeno di non perderla. Forza Milan. Saul tocca il suo primo pallone. Allarga per. Inaki Williams, Williams per Carlos Bacca, deve tenere il pallone dietro per Abate. Ancora Saul, Saul dentro per Suso, Suso per Niang, e prova ad allargare dall'altra parte. Dove c'è Bonaventura che mi sembra infortunato, non so cosa abbia, però sta continuando a giocare. Per ora lo teniamo in campo, spero non sia nulla di grave. Uh, attenzione dall'altra parte, che c'è Niang, Niang può correre in velocità, fermato però. Da Callejon, Niang per Saul, vai Saul che è veramente un gran bel giocatore ragazzi Per il centrocampo è veramente un gran bel acquisto Niang, attenzione che c'è ancora Saul, prova ad essere servito Palla rimessa laterale, rimessa laterale, palla rimessa laterale C'è Niang che può provare subito a crossare dentro per la testa di Bacca Però c'è Koulibaly, lì sarà veramente difficile eh, cercare di segnare di testa Perché Koulibaly e Albiol sono due colossi in difesa, soprattutto Koulibaly, Niang per Suso, Suso per Inaki Williams, Inaki Williams la finta, prova ad andarsene via in velocità, è affrontato da Insignia che anche lui è veloce, però Inaki Williams c'è anche il fisico, Inaki Williams può provare una finta, non riesce ad accentrarsi però. Callejon con il pallone dentro all'era, Callejon, stiamo attenti a non far fallo, stiamo attenti a non far fallo e non fare cavolate come spesso facciamo, bella la chiusura qui. Uh, attenzione, Isai fuori per Amsic, fermato, no, la palla ancora per loro, la palla ancora per loro, stiamo attenti, stiamo attenti, Spaziamo. ok, cos'è? Boh, non lo so, vabbè, vabbè, palla larga per Diawara, giocatore ex Bologna, perde il pallone ma lo riesce a recuperare, attenzione a Diawara che non so cosa stia facendo. Non so cosa stia facendo palla larga per Amsic, stiamo attenti che sta per terminare questo primo tempo, Callejon, oh mio Dio, quanto abbiamo rischiato, è finito qua il primo tempo, penso sia stata l'occasione più pericolosa di questo match, per ora ancora sul risultato di 0-0, come il primo tempo della partita contro Torino, il modulo non mi sta piacendo, mettiamo un 4-3-1-2. Eh, senza le fasce perché non riesco, se no, contro il Napoli. Proviamo così. Tolgo Bonaventura che è infortunato. E non sta neanche bene fisicamente. Si vede. Quindi metto dentro Da Hood. Poi direi di mettere a questo punto, eh, Da Hood. Eh, da questa parte, Saul in mezzo. Eh, direi di provare a mettere. Direi di provare a mettere Niang dietro le punte. Che a questo punto sarebbero Williams a destra e Bacca a sinistra. Sì, direi di provare in questo modo. Vediamo se questo modulo può funzionare al massimo. Se vedo che Niang non ci sta come trequartista, come seconda punta, lo cambio. Andiamo su con il secondo tempo e speriamo di riuscire a segnare di non subire gol. Abate. Dentro per Suso, Suso ancora Niang, c'è Saul, affrontato Bak, ancora Saul, Saul prova a metterla dentro, la palla è ancora lì, la palla è ancora lì, la mette dentro, Niang, no! Saul era troppo indietro, ci stava l'idea, però Saul era troppo indietro. Però la palla ancora per noi. Niang di tacco troppo forte. Oh mio Dio, Calleone è partito in velocità, non lo ferma più nessuno. Invece lo ferma Shar. Che chiusura di Fabianone Shar. Grandissimo. Allan se ne va via in fascia, fermato da Romagnoli. Bravissimo il nostro Romagnoli. Da Hood subito largo per Mattia De Sciglio. Mattia De Sciglio ha lo spazio, quindi lo deve sfruttare. Se ne va via, corre Mattia De Sciglio, non lo ferma più nessuno dentro. Per Neanche la dà dentro per bacca. No. no, 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 no. Gli inserimenti sono un po' troppo ritardati. Ci, ci vuole un po' di, di velocità negli inserimenti perché sennò si perde l'attimo. Callejon perde il pallone il Napoli. Dai, che possiamo provare a ripartire. Abate per Saul. No, fermati, ma solo per un attimo. No, pure Saul si è fatto male, non ci credo. Non ci posso credere, Saul a terra ragazzi, Saul a terra e palla per il Napoli, riusciamo a spazzarla via, però Saul non riesce a rialzarsi, Saul si è rotto ragazzi, oltre a buona avventura anche Saul, non ci credo, non ci posso credere ragazzi, non ci riesco a credere, mettiamo dentro Bailei... Metto a questo punto U in mezzo e poi metto Dailey da questa parte. Fidatevi di me che funziona mettere Dailey come mezzala perché voglio sfruttare la sua velocità. Purtroppo, però, Saul, appena arrivato, si è fatto male. Spero nulla. Di particolarmente grave Da Hood con il pallone Per Niang... che allarga per Carlos Bacca che a questo punto si è spostato un po' più decentrato sulla fascia Bacca torna indietro attenzione la palla dentro Per Niang... può provare il tiro Il gol di Niang... lasciato solo riesce a girarsi a metterla dentro ci ha messo un po' troppo però da fermo la mette dentro nell'angolino basso Il gol di 1-0 Anzi dello 0-1 Siamo fuori casa Qui lo spicchio di tifosi eh, Dei nostri tifosi Dei nostri tifosi che... Esultano, siete tutti voi. Lasciate il like per questo Milan, grandissimo Kwabaka che si è sacrificato sulla fascia. Poi Niang l'ha messa dentro, dove Reina non poteva arrivare, era messo sul primo palo. Un Bayern Niang segna, segna il suo primo gol in calcio a. In calcio A ragazzi In serie A, in serie A Diciamo così, sostituiamolo Calcio A fa veramente schifo ragazzi Comunque 1-0 e stiamo vincendo E andiamo così perché contro Napoli sarebbe una vittoria Veramente, veramente cruciale per la stagione Fermiamo questo Napoli Allan Amsic per Insigne Stiamo attenti a Lorenzo Insigne Che è pericolosissimo Lorenzo Insigne palla dentro Il gol del Napoli È arrivato il gol del Napoli Gabbiadina ha segnato il gol dell'1-1. Del pareggio, eh. Insigne, ragazzi. Insigne. Qua ha messo la palla dentro un paio di passaggi e. Boh. Quando FIFA ti vuole castigare, non ci vuole. Non ci può, ci può far nulla. Purtroppo, palla sotto le gambe di Bonaventura. E nulla, ragazzi. Cerchiamo di segnare un altro gol, anche se. Il pareggio a questo punto non sarebbe neanche malissimo... Però peccato che sono infortunati sia Bonaventura che Saul... Ho deciso di fare l'ultimo cambio di questa partita dentro la padula... Al posto di Naki Williams che come punta non si è fatto vedere... Proviamo con la padula, vediamo se una vera prima punta riesce a dare il segno... Vediamo anche se la padula riesce comunque a giocare una buona partita... Questo è anche un test per lui visto che stiamo per ingaggiare Correa... Speriamo che possa fare una buona eh, impressione su di noi perché sarebbe veramente importante avere un altro attaccante che sia comunque in forma e che sia comunque anche in grado di giocare queste partite. Abate ha recuperato davvero un gran bel pallone. Suso, subito per Daud. Daud che vede partire, attenzione, dall'altra parte Carlos Bacca. Forse la palla è un po' troppo lunga, vediamo se ci arriva Carlos Bacca. Riesce ad arrivarci e anche a tenerla in campo. C'è dentro, attenzione! Oddio, 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 oddio c'è Niang. Niang di tacco per Suso che può provare... Può provare un cazzo, non può provare nulla perché il Napoli recupera il pallone, no, no, mi è scappato Callejon, mi è scappato Callejon, fermato da Shar. fermato da Shar che è un totem lì in difesa, veramente un gran difensore, veramente un gran difensore, De Sciglio tutto solo, scatta De Sciglio, scatta De Sciglio, attenzione, dentro per Bailey! oddio, non ci credo, no, no, che paratona di Reina, poteva essere il gol dell'esordio di Bailey. Mamma mia che discesa sulla fascia di De Scilio. Poi Baile ha provato a piazzarla... Guardate qua... Con la manonna... Reina è riuscito a pararla... Calcio d'angolo per noi... Calcio d'angolo per noi... All'ottantasettesimo minuto... Forse la palla è un po' troppo lontana... Palla però ancora lì... Ci può arrivare Bailey Baile deve sfruttare la sua velocità... Baile fermato però... Da Manolo Gabbiadini... Però torna sul pallone... Grandissimo il nostro giovane Bailey. È finita la partita ragazzi... Pareggiamo 1-1... Fuori casa al... San Paolo di Napoli... Veramente una gran gran partita da parte nostra ci meritavamo forse qualcosa di più forse non il punto ma neanche i tre punti forse due punti diciamo insomma ci siamo capiti veramente una gran gran bella partita a mio parere eh, sono rimasto sorpreso peccato però per eh, gli infortuni di Bonaventura che sembra un po' meno grave mentre quello di Saul c'era la Barella c'era l'ambulanza la, quindi sembra veramente qualcosa di grave vediamo un po' prima voglio vedere gli infortuni allora Bonaventura tre settimane e Saul tre mesi, Saul tre mesi e buonaventura tre settimane. No, non è possibile, ragazzi. Non è possibile, no, tre settimane. Le possiamo anche passare, ma tre mesi, Saul è fuori fino in pratica a dicembre. È fuori fino a dicembre. L'underact ancora su poli. Non avete capito? 8 milioni per poli, ragazzi. 8 milioni. Mamma mia ragazzi, come facciamo adesso? Plea accettato. Ok, ok, ok. Comunque al centrocampo si è messi bene. Possiamo anche resistere, penso. Penso di poter resistere l'arrivo di Bonaventura. Ce la possiamo fare. Mentre qui eh, Correa vorrebbe un ruolo più importante. Penso di avergli offerto importante. Facciamo un giocatore chiave, però non penso sarà il titolare. Però può fare anche la fascia, quindi sarà un giocatore comunque. Importante, andiamo a fare l'allenamento e penso che chiuderò qui questo episodio perché sta già durando veramente, veramente tantissimo. Vediamo l'allenamento, è cresciuto Donnarumma che diventa un 78 ragazzi, diventa un 78 comunque, siamo pieni di giovani in questa squadra, veramente pieni di giovani, di giocatori validi comunque e penso che sarà veramente un gran bel progetto, però io chiudo qua questo episodio, veramente che penso durerà davvero tantissimo, però ve lo meritate. Arriviamo a 500 like per un prossimo episodio della carriera, vi invito quindi a iscrivervi al canale, passate da tutti. Tutti i social, vedetevi anche gli altri video di FIFA 17 che stanno arrivando in questi giorni. Arriveranno oltre ai video di carriera: te giorni. Arriverà la rubrica dei giovani talenti. Arriverà, eh, arriveranno dei video in collaborazione su Ultimate Team, Food Draft e delle live sulla web app. Quindi se continuate a seguirmi. Noi ci vediamo, penso, domani con un nuovo video. Ciao a tutti, ragazzi.